Allora, sono state dette diverse cose, tutte a loro modo giuste, perché ognuno nella filiera ha i propri problemi. È un periodo di crisi e quindi siamo tutti attenti ai pagamenti e ai ritardati pagamenti. Cosa è successo? Faccio una breve storia della normativa, che così capiamo meglio il percorso. A gennaio del 2012 è stato emanato questo decreto legge numero 1 del 2012, appunto, che comprendeva l'articolo 62, che riguardava i termini di pagamento dei prodotti alimentari deperibili e non deperibili. Quando è stata emanata, poi è stato convertito in legge, c'è stata una proroga e all'entrata in vigore è stata rimandata al 24 ottobre 2012. Nel frattempo, nel 2011, in contemporanea veniva emanata una direttiva europea che riguardava tutte le transazioni commerciali, la numero 7 del 2011. In questa direttiva non viene fatta alcuna differenza fra prodotti, si dice semplicemente che quando si parla di transazioni commerciali fra imprese c'è un determinato termine di pagamento. Questa direttiva è stata recepita diligentemente dal legislatore italiano a novembre del 2012 con il decreto legislativo 192, che è entrato pienamente in vigore il 1 gennaio 2013. Quando si è presentata questa nuova normativa, noi come FIPE ci siamo domandati se fosse applicabile questa invece che l'articolo 62, dato che è di derivazione comunitaria. Siccome noi giuristi sappiamo che il diritto comunitario prevale su quello italiano, abbiamo chiesto conforto e abbiamo studiato la materia. Sulla materia poi si sono pronunciati anche due ministeri italiani. Questa pronuncia dei due ministeri italiani ha confuso ancora di più le acque. Perché? Perché il Ministero dello Sviluppo Economico ha detto che la normativa europea prevale e quindi l'articolo 62 è abrogato in toto, non ci sono alternative. Il Ministero delle Politiche Agricole dice esattamente il contrario e basa la sua ragione sul fatto che l'articolo 62 è una norma speciale perché si applica solamente ai prodotti alimentari, deperibili e non deperibili. Ora, noi abbiamo letto bene i pareri e ci siamo interrogati, abbiamo chiesto aiuto al Presidente Emerito della Corte Costituzionale, il professor Baldassarre, spiegandogli cosa era successo nel frattempo nella normativa italiana, e abbiamo chiesto un parere. Prima di chiedere il parere, cosa abbiamo fatto? Abbiamo denunciato alla Commissione Europea come FIPE questa situazione, perché secondo noi l'articolo 62 non è il problema, non è il fatto del termine di pagamento in quanto tale, il problema è che ci sono delle sanzioni che vengono applicate e che vengono a inserirsi in un rapporto privatistico che è fuori da ogni logica, perché lo Stato non può intervenire in maniera così vessatoria nei confronti del debitore, ma deve lasciare alle parti commerciali, che sanno quali sono le loro entrate, le loro uscite, la loro marginalità, la possibilità di decidere i termini di pagamento. Il professor Baldassarre, nel parere che penso troverete nella brochure che vi è stata data, fa un ragionamento diverso rispetto a quello dei ministeri, perché i ministeri parlano di abrogazione. In termine tecnico l'abrogazione può avvenire solo con normative di pari rango, quindi normative nazionali, ma qua stiamo parlando di normativa europea. La normativa europea è di rango superiore, quindi nel momento in cui c'è una normativa europea generale che si applica a tutti, che non prevede eccezioni, l'articolo 62 diventa senza dubbio inapplicabile, perché è incompatibile con la normativa comunitaria. Questo cosa comporta? Comporta che dal 24 ottobre al 31 gennaio 2012 si applicava l'articolo 62, quindi i contratti che sono stati stipulati con l'articolo 62 valgono ancora ovviamente. Dal 1 gennaio 2013 però c'è questa normativa che è sopravvenuta e di cui gli operatori devono tenere conto, non si può sfuggire. Faccio un accenno, come già diceva il dottor Fiore, ma specifico meglio. La normativa comunitaria cosa dice? Dice che per tutte le transazioni commerciali i termini di pagamento sono a 30 giorni o dalla data della fattura o dalla consegna delle merci oppure da altre date se la data della fattura è controversa. Quindi in teoria il decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria ha una normativa favorevole al creditore, più favorevole,
gli interessi sono maggiorati di più di quello che precedentemente stabilito col vecchio decreto legislativo, perché gli interessi di mora sono calcolati con il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorati dell'8%. La prerogativa della direttiva europea, e che è quello che contrasta in maggior modo con l'articolo 62, è che nella direttiva europea viene lasciata la libertà contrattuale alle parti di poter stabilire qualsiasi termine di pagamento, ma anche a 10 giorni. Cioè, le parti possono decidere 10, 20, 30, 40, 50, 60. L'unica particolarità è che se il termine di pagamento è superiore a quello stabilito dalla direttiva 30 giorni, c'è bisogno di una clausola scritta, quindi di un contratto scritto per determinare il termine più lungo. Anche per quanto riguarda gli interessi, e chiudo, c'è la possibilità di derogare a questa misura degli interessi che, considerando il tasso più l'8%, dovrebbe essere intorno al 9,8,5, ecco, mi corregge il dottor Stoppani, 8,5. Anche in quel caso possono essere pattuiti degli interessi diversi. L'unica cosa è che non si può avere una rinuncia totale degli interessi da parte del creditore, perché questa sarebbe considerata una clausola nulla e quindi varrebbero gli interessi della direttiva. Penso di aver spiegato. Grazie avvocato. Vista la platea, c'è qualche intervento, qualche richiesta? Prego. Grazie Marcello, sono Carlo Gomez, sono direttore segretario generale della Asso Caseari. Io devo dire che avevamo salutato con una certa attenzione e un compiacimento l'uscita dall'articolo 62. A momento però pratico sono subentrate le cose che lo stesso Marcello ha evidenziato, ossia ci siamo trovati di fronte a una situazione di complicazione burocratica, con le emissioni di fatture diverse per prodotti diversi, ma magari anche dello stesso tipo, nel senso un formaggio fresco viene pagato 30 giorni, un formaggio stagionato viene pagato 60. Decidere non è improprio, perché tutti i formaggi sono stati considerati dei prodotti freschi, non si sa perché, ma comunque per tanto. Altro aspetto che trovo ha creato grossa complicazione, grossa incertezza, sono stata questa diatriba che si è instaurata tra il Ministero dell'Agricoltura e il Ministero delle Attività Produttive, nella quale praticamente ha lasciato gli operatori in un'incertezza totale. Dobbiamo rimarcare che la provocazione fatta da Confcommercio di chiedere l'abrogazione totale è soltanto un tentativo di dire: signori, diteci le cose come stanno, in modo tale che noi operatori possiamo operare in un regime di certezza giuridica e anche economica, perché questo tira e molla fa sì che probabilmente per esempio la grande distribuzione centri sfruttando al meglio gli interstizi che si sono creati. Vorremmo veramente che ci fosse da parte del nuovo governo un'attenzione e pertanto anche un chiarimento di come realmente le cose devono essere definite e risolte. Grazie. Io volevo fare una domanda a livello legale: ma se un cliente viene fornito per una volta, quindi non c'è un contratto, e stabilisce verbalmente, quindi lo indica il fatturato, un termine di pagamento superiore ai 30 giorni, e stabilisce 60 giorni, in quel caso, anche se non c'è un contratto, ha validità? Microfono a me, scusi. Se lei mette la clausola in fattura e il cliente gliela controfirma, sì, diventa però mi serve una controfirma del cliente. Sì, quindi diventa contratto. Certo, anche col 62 si lavora sulla fattura. Si calcolano gli interessi, evidentemente. In caso di mancato pagamento, certo. Mancato pagamento 60. Mancato pagamento 60, ricorro dal 61esimo giorno. Non da 30. No, dal termine stabilito tra le parti. Diventa un contratto. Certo. Sandro Fertino Angel, volevo associarmi alle considerazioni della FIPE, perché quello dell'articolo 62 è un assoluto pasticcio legislativo che si basa anche su una visione corporativa del
sulla visione corporativa del diritto a cui dobbiamo forzatamente opporci. Da un lato non si prende in considerazione l'aspetto che, ad esempio, faccio un esempio delle imprese di ristorazione collettiva, ma moltissimi altri operatori hanno una situazione di trattamento diverso tra gli acquisti e le vendite, perché soprattutto coloro che vendono alla pubblica amministrazione sono da un lato penalizzati dalla normativa e dall'altro non possono incassare. Un'altra cosa dobbiamo notare è che qui, come in altri campi, lo Stato ha un trattamento assolutamente scorretto nei confronti degli operatori, perché da un lato sanziona il mancato pagamento da parte nostro operatori, dall'altro vive e tende a vivere in una situazione assolutamente di mancanza di diritto. Vi devo portare anche la testimonianza del settore, adesso ci sono più due leggi, la direttiva e l'ultimo provvedimento che ha cercato di risanare i debiti pregressi. Nella realtà è cambiato poco o nulla. Noi siamo in Lombardia, che è una regione fortunata, soprattutto per quanto riguarda la sanità, perché è la regione che paga in maniera più corretta in tutta Italia. Del resto la situazione è disastrosa continua, per cui siamo veramente in una situazione assurda. Ben venga l'interpretazione che è stata anche fatta propria dal professor Baldassarri, perché quantomeno fa chiarezza su un punto che poi è un punto anche di diritto, perché noi sappiamo, tutti quelli che hanno studiato diritto sanno che la caratteristica della norma giuridica è generalità e astrattezza, non è che si possono fare delle leggi a persona, perché ci sono degli interessi, per carità, che sono tutelabili, ma che poi alla fine si sforzano, come ripeto, in un pasticcio legislativo. Grazie. Sì, volevo anche però precisare che i rapporti tra imprese sono diversi tra imprese e Stato. Se lo Stato attualmente paga 180 e più giorni e la media europea viaggia 65 giorni, lei capisce bene che non è questa l'applicazione. Capisco bene che le aziende come la SU, come l'associazione, si trovano a ripercuotere questa situazione, sono le prime che ne subiscono le conseguenze. È anche vero che non sono un giurista, non sono di sicuro legale, però la direttiva del 2011, la numero 7, in realtà non abroga completamente l'articolo 62. L'articolo 62, in quanto legge speciale e in quanto più restrittivo in alcune condizioni, in realtà non è ovviato, ovvero laddove a carattere nazionale una normativa è più restrittiva sulla sua applicazione a favore del credito, chiaramente, questo non viene infatti abrogato. Quindi per la prima volta quello che è, ovviamente le associazioni stanno pagando, è il fatto che si è fatto, per la prima volta si è parlato di sanzioni in mancanza di adempimento del contratto. Questo, ahimè, è chiaro che è restrittivo per tutti, lo è per la mia associazione, perché chiaramente noi siamo un anello della catena, non siamo né all'inizio né alla fine, e quindi lo è per tutte le aziende che sono nella filiera e che subiscono questo tipo di ripercussione. Ma non dimentichiamoci che se vogliamo per forza cominciare a regolamentare e a cambiare le cose, dobbiamo per forza iniziare da qualche cosa. Non dico che, l'ho precisato prima, non è l'articolo 62 la soluzione ai problemi, è un modo di affrontare in maniera differente le questioni legate agli adempimenti dei contratti.